sono, diciamo, degli strumenti utili, molto molto utili appunto per assicurare fondamentalmente, questo è il loro scopo, la libertà della Chiesa all'interno del quadro più generale oggi di questo, della libertà religiosa, ecco, che è un diritto fondamentale della persona e delle comunità, e per regolare gli ambiti di comune collaborazione entro la Chiesa e lo Stato, quindi per evitare conflitti. Per questo la Santa Sede, ecco, si impegna continuamente, ecco, a stipulare accordi anche con gli Stati che finora non ne usufruivano. Noi abbiamo lavorato molto in questi ultimi anni soprattutto con i paesi africani. Ecco, sono stati molti paesi africani che hanno manifestato interesse e hanno dato avvio a trattative, e attualmente ce ne sono ancora. Per non citare l'accordo con la Cina, ecco, che ha, diciamo, richiesto un grande lavoro, ecco, è stato un periodo lungo, ecco, ma alla fine siamo riusciti e noi speriamo che possa davvero portare frutti per il bene della Chiesa e del Paese. Sarà quello il prossimo passo, ecco, cioè dare esecuzione al raccordo sulle nomine dei Vescovi, quindi cominciare a farlo funzionare nella pratica.